terra di Sardegna, amici sportivi, ci porta alla finale dell'edizione numero 25 del Mondiale di Biliardo. La meravigliosa terra che poi è quella della provincia di Sassari, siamo a Calangianus, questa che avete visto è il bel centro cittadino, terra di vigneti, terra di querce, di sughero, e il sughero difatti ha anche un museo qui e anche un bellissimo padiglione espositivo, l'Expo di Calangianus, che ospita per la 25esima edizione e della 14esima volta in Italia il Mondiale di Biliardo. Cordiale benvenuto amici sportivi, siamo, eccolo qua, l'introduzione dei finalisti, sarà una sfida tra l'Italia e l'Argentina. La seconda volta di Ricardo Dieguez, eccolo qua, il 58enne di San Juan, vive a Bolívar, il finalista già nel 1993, perse contro Fabio Cavazzana. Alla sua terza finale mondiale invece è Andrea Quarta, fece le prove nel 2006, perse contro l'altro grande pugliese, Michelangelo Agnello, vinse nel 2008 contro Daniel Lopez e questa appunto è la sua terza volta. Un cordiale benvenuto, è stato un percorso entusiasmante con 384 giocatori che si sono sfidati a partire dal 10 di settembre e poi 64 invece i finalisti con 48. Eccolo qua, l'applauso del pubblico, i 350 seduti sugli spalti di questo impianto dell'Expo di Calangianus. Qui al mio fianco avrò il piacere, come di consueto, di Max Massimo Guggiola per commentare la parte finale del mondiale. Eccoci qua, ciao Max, siamo pronti noi, è pronto il pubblico, la regia di Gloria Ganassin, si accendono le luci adesso all'impianto e andiamo a vedere da vicino i nostri due contendenti. Andrea Quarta ha letteralmente polverizzato gli avversari nel corso del quarto di finale e della semifinale. Semifinale che l'ha visto opposto all'ultimo campione del mondo nel 2019, Ciro Davide Rizzo, polverizzato per 4-0. Poi aveva già fatto le prove con Paolo Infortuna, uno dei grandi giocatori che hanno reso onore a questa sfida, che è arrivato con 15 vittorie sino alla fase finale, se l'è guadagnata dalle qualifiche. Un altro giocatore che ha fatto benissimo è Severino Marchioretto, l'abbiamo mostrato in semifinale contro Riccardo Ruiz, ma Andrea Quarta, eccolo qua, il palmarès impressionante del campione del mondo del 2008, 4 volte campione europeo e ben 6 volte vincitore del titolo italiano dei professionisti. Si può dare il via a questa sfida entusiasmante contro Riccardo Ruiz, che è un giocatore solidissimo, che ha una bella storia alle spalle, ma ve la racconteremo tra breve perché è interessante, vero Massimo, certo, conoscerla nel corso della sfida. Si può dare il via. Gli arbitri sono il signor Giuseppe Caristi e Luca Lambro. Adesso l'acchitto che deciderà tra Dieguez e Andrea Quarta. Chi sarà a partire per primo? Si gioca al meglio dei 7 set, 60 punti, così come avviene nella fase finale del campionato italiano dei professionisti. Certo. Allora, abbiamo visto un Andrea Quarta che è stato devastante nelle ultime due sfide in generale, e lui sono due giocatori che erano già dei 16 paesi che hanno partecipato a questo mondiale, avevano già guadagnato la convocazione alla fase finale del mondiale, che quest'anno, come già è dal 2015, prevede due fasi di qualificazione, una qui in Europa e in Italia, in particolare visto che si è svolto qui a Calangianus, come dicevo, dal 10 al 18 settembre, e sono arrivati 384 giocatori. Quasi tutti italiani, ma per lo più erano tutti europei. L'altra fase invece di qualificazione si è svolta nell'Argentina e per la federazione del Centro America, del Sud America e dell'America del Nord. 8 sono venuti fuori dalle qualifiche qui a Calangianus tra il 10 e il 18, 8 arrivavano dalle qualifiche del Sud America.
e poi i 48, come ho detto, convocati alle fasi finali, diciamo gli aventi diritto convocati direttamente. I nostri aventi diritto erano Ciro Davide Rizzo, che era il campione del mondo del 2019, Santi Caratozzolo, che era il vice campione del mondo, perché la finale nel 2019 fu appunto tra Caratozzolo e Rizzo, e terzo della classifica della Phoebus Challenge, che è il campionato europeo stagione 2021, perché ricordiamo che questo mondiale è stato rinviato causa pandemia. Intanto vedete l'abbrivio di Andrea Quarta, che stava per polverizzare subito all'inizio con un tiro da 10 da perfezione, invece è caduto anche il birillo bianco. Rivediamo questo giro perfetto, giocato proprio in pancia alla biglia dell'avversario, Diegues, che osservava. 6 punti quindi, i primi 6 punti di questa finale. Giocatore solidissimo, Diegues. Devo dire, non si disunisce mai. Tiro delicatissimo, sa, sia nei tiri diretti che nei tiri di sponda. È un giocatore completo, fortissimo di carattere, e Andrea dovrà sudarsela questa finale. Vi dicevo che ha una bella storia, devo dire anche abbastanza romantica ed intrigante. Intanto vediamo il 5 sponde di calcio con cui Andrea Quarta ha fatto solo leggermente sul largo, e quindi piccolo errore da parte del cannibale, che lascia quindi l'occasione a Diegues di un giro, di replicare col tiro diretto. Se tira forte all'arrivo anche a pallino, Due punti. Si arriva al pallino da 3, ricordiamo 3 punti quando si tocca il pallino con la biglia dell'avversario, 4 punti quando si tocca con la propria biglia. Si è scostato dopo aver toccato il pallino, quindi consente un'agevole sponde biglia ad Andrea Quarta. Stringe un po' troppo, tocca 3. Il pallino da 3, devia la corsa, vede la biglia dell'avversario, Diegues. Sì, penso che possa tirare uno sponde biglia a sua volta. Allarga, mentre era stretto quello di Andrea Quarta, risulta leggermente largo quello di Diegues. Vi dicevo la bella storia romantica, questo giocatore fortissimo, da giovane, stiamo parlando, lui nasce nel 64 perché ha 58 anni, nei primi 20 anni della sua 22-23 anni diventa 7 volte campione argentino, quindi uno dei giocatori più forti intanto del Sud America ma al mondo. Si conquista nel 1993, come vi ricordavo, la finale del mondiale. 1993 si svolse proprio nella sua cittadina, non di dove è nato, San Juan, ma a Bolivar. Finale che lo vede opposto al nostro Fabio Cavazzana. E perse. Dopodiché passano 2 anni, il mondiale viene in Italia, quella era l'edizione numero 14, la 15ª viene organizzata in Italia, nel centro Italia, Fiuggi. Non arriverà in finale, ma si scontra in semifinale con quello che vincerà il mondiale e sarà la prima delle due volte, cioè Gustavo Zito. La finale sarà tra Zito e il nostro Giorgio Colombo. Subirà uno smacco, nel senso che con Gustavo Zito era andato vicinissimo a conquistarsi la finale. Vogliamo immaginare che forse quelle due finali perse, una finale proprio persa e la semifinale persa del mondiale successivo, segnarono pesantemente Riccardo Diegues. Comunque ci racconta che per ragioni sue, personali e lavorative, deciderà di smettere di giocare a biliardo. Per 20 anni. Nel 1997, non subito nel 95, passeranno ancora due anni, e smette completamente di giocare a biliardo. Dopodiché, che cosa succede? Tanto vediamo questo tiro. Ha tirato un angolo ha toccato prima la sponda lunga invece della sponda corta, quindi è risultato rovesciato l'angolo. Certo. L'angolo è quando si tocca sponda corta poi sponda lunga, quindi adesso ha la possibilità di giocare un doppio angolo. Perfetto. Filotto, 8 punti, 20 quarta, 5 Diegues. E parificazione delle biglie, perché lo vedremo al termine del replay che ci mostra la nostra regista Gloria Ganassin con la camera alta o la camera zimutale, sono sulla medesima direttrice corta, cioè la stessa direzione, la stessa distanza dalla sponda corta.
traversino largo, a girare largo. Dicevo, cosa succede nel 2017? Arriviamo a un mondiale, il numero 23, che si svolge in Argentina, a Necochea. Un caro amico, perché l'amicizia dura per tutta la vita, uno può anche smettere di giocare a biliardo, ma la vita con uno dei, l'amicizia in vita di uno dei giocatori più forti rimane, quello con Néstor Osvaldo Gómez, conosciuto familiarmente in Italia. Intanto ancora una bella replica da parte di Andrea Quarta, che sfiora il pallino. Sfiora il pallino con la propria biglia, se non sarebbero stati 8 punti, comunque già un buon margine di vantaggio. Dicevo, Nené Gómez, vincitore della parentesi di due campionati titoli mondiali, quello di Loano dell'82, fu il secondo, il primo che vinse nell'80 a Necochea. Necochea, che è il paese natale di Nené Gómez, ormai grande perché Nené Gómez si avvia ad avere quasi 80 anni, chiama Ricardo Diegues e gli dice: io vorrei che tu ci fossi, che tu riprendessi a giocare, perché questo sarà il mio ultimo mondiale. Ed è vero. Non è che ha deciso di ritirarsi, Nené Gómez, vogliamo immaginare, ma è molto verosimile che sapesse che sì, la malattia l'avrebbe portato via in poco tempo. E Ricardo Diegues riprende la stecca per amicizia. E dal 2017 è ritornato a giocare e vedete, a questo mondiale insomma, si merita la convocazione per la nazionale argentina, tanto il giro stretto di Andrea Quarta. E ritrova a distanza di quasi 30 anni, sono passati 29 anni dal 1993, ritrova una finale. E quindi, come dire, è davvero una storia molto intrigante, anche molto romantica, quella di questo giocatore, il quale ha ammesso però, quando ha smesso di giocare nel 1997, aveva 30 kg in meno. E 30 kg in meno fanno un'enorme differenza. Eppure. E anche 20 anni di meno. Anche 20 anni. Dimostra di avere una grande solidità, perché ovviamente si fa molto più fatica a giocare con tutto questo peso in più. Ma ciò nonostante riesce, è riuscito sinora ad avere la meglio, l'abbiamo visto anche nella semifinale, molto tesa con il nostro Severino Marchioretto, che ci ha entusiasmati. E purtroppo per Marchioretto ha significato la fine di un sogno. Intanto l'applauso che si scatena dagli applausi dal pubblico, perché il tiro di Andrea Quarta è davvero magnifico. Strepitoso, uno sponde palla strepitoso. Continua a marciare, insomma, i ritmi l'abbiamo visto. L'unico che l'ha messo in difficoltà è stato Flavio Ballotta. Addirittura Ballotta era in vantaggio di 3-1 agli ottavi di finale nei confronti di Quarta, poi colpo d'ala del Cannibale e ha vinto 4-3. Però insomma Ballotta l'ha messo seriamente in difficoltà. Dopodiché ha asfaltato, come detto, prima Infortuna e poi Rizzo. Tiro difensivo. Vediamo se si allunga sino ad avere l'interferenza del pallino. Non ne sono certo, se potrebbe avere spazio in corridoio tra Castello a sinistra e pallino sulla destra. E vedere la biglia di Andrea. Sì, sembra di sì. No, non l'aveva. Beh, una buona difesa questa. Bello, a portare sulle... biglie sulla linea di mezzeria al volo Andrea Quarta, tiro sempre molto impegnativo, andare al volo di una, di due, l'ha presa bene, l'ha presa benissimo, molto bene, porta la propria biglia a toccare entrambe le sponde all'intersezione, poi rientra ma fa scorrere anche la biglia di Diegues, forse è perfetta perché gli ha tolto la garuffa. Il gancio è problematico perché comunque ha il pallino che vediamo, forse ce la fa a tirare una garuffa, ma aveva poca battuta, è a poca battuta, per cui allora, pallino da 4, sì. Pallino da 4 è incamerato, la vede? Sai che sono al limite. Sì, sembra la di sì, sembra proprio sì, si imposta per uno sfaccio, Andrea. Ho un angolo, bisogna vedere cosa vede. No. Il problema è che l'ha mandata proprio all'intersezione delle sponde. Secondo me ha tirato l'angolo.
ha tirato l'angolo e ha preso le due sponde invece in contemporanea. Ha preso, diciamo, quello che era una volta la buca. Esatto. Proprio lì. Ha toccato le due sponde nello stesso momento. Qui è la possibilità di Eges invece di replicare con questo sfaccio di più passate. Però si limita a due, più vediamo, più tre e basta. Purtroppo la rimanenza per l'argentino non è decisamente favorevole, anzi. Mette quarta adesso l'occasione di replicare con tiri, con sassate che in genere risultano micidiali per gli avversari. Ma ci arriva? Sì. Sì, senza neanche... deve alzarsi su una gamba sola. Un piede deve toccare per terra perché sia regolare. Due ci sono. Prima passata due, andiamo in terza ed ultima passata. E non rientrerà due. Per il filotto, però la forza. La forza perfetta. Perfetta con la sua comunque parcheggiata nell'angolo. C'è da sottolineare che qui a Calangiano c'è un bel pubblico competente, appassionato ma competente. Sponde palla. Allunga la traiettoria della biglia di Andrea sino al pallino. E lo fa. Mi sembra che no. Non l'ha fatto. Sì, l'ha fatto. L'ha fatto. Sì, l'ha fatto. Proprio. Proprio per un soffio, per un capello. Soffio, sì. Gancio. A portare giù le biglie. È corto, forse. Sì, è corto. Dieghe se vede la biglia di Andrea quarta. Non lascia un granché, Enrico, nel senso che qui è tutto difficile a livello di tiro frontale, però la vede, insomma. Vediamo cosa... Guarda, intanto il doppio dei punti dell'avversario. Sì, nonostante la veda, decide invece di andare lì. Tirerà a toccare, sai. Va un accosto. Va all'accosto, perché lì mi sembra anche corta, però no, arriva. Questa è una perfezione. Una giocata molto bella. Molto. Anche i tiri che sembrano semplici come l'accosto. No, ma questo è un accosto, è difficile, cioè così misurato, vedi, non ha lasciato... Un pelo di biglia a scappare via con la propria. E ha cercato una parificazione che in parte ha trovato, perché... Era stato molto abile Dieghes in quell'accosto. E anche Andrea è stato abile però, perché questo è un tiro perfetto. Costringe Dieguez ad andare di bricolla. Passa molto vicino per un nulla, non porta a casa punti. Passa stretta la bricolla dell'Argentina. Bricolla d'angolo anche per Andrea quarta. Vediamo, gli dà la forza del pallino, perché se entra bene entrava da Birilli sarebbe andato anche a pallino. Esatto, invece la presa piena. Però la porta in fondo, vedi che comunque quella è una forza, è la forza di quel tiro. Quando qualsiasi quantità rende un vantaggio. Tanto avete visto dagli spalti Sandro Giacchetti, uno dei più forti giocatori toscani. Pallino da 4 per Dieguez di passaggio. E lo marca. Marca bene, perché tanto tra il pubblico c'è anche una forte presenza della componente femminile del gioco del biliardo. Ci sono diverse giocatrici, 4-5, saranno impegnate in Turchia ad aprile in un europeo. Intanto un gancio di Andrea quarta e gli porta tre punti di pallino in dote. Era fermo da un po' di tiri, il cannibale. Filotto per Dieguez. Di seconda. Fa.
8 punti. Sì, non cade solo un birillo, nonostante abbia praticamente sfiorato tutto il filotto, ma comunque ecco, adesso, cade poi il terzo. Adesso è già un metro di misura questo raddrizzo per Andrea. Vediamo, perché lui è fortissimo su questi tiri. E difatti non è fortunatissima, perché ha fatto la barba al filotto, invece è caduto soltanto il birillo esterno. Un tiro davvero molto bello, molto pregevole. Manca un giro però. Sì, se andiamo a guardare manca un giro, che poi è quello che non ha permesso probabilmente alla biglia di stringersi leggermente di più e di realizzare la fila centrale. Peccato davvero per questi 8 punti che non sono stati realizzati. Due sponde. All'ingresso per due sponde anche Andrea. Quarta. No, credo gioca che sponde palla. Sì, credo giochi uno sponde palla. Boh, sì. Bravissimo. Bello. Era difficile farlo stretto così stretto, sì. Poi comporterà anche pagare uno sfaccio, però era molto difficile. Adesso vediamo lo sfaccio di Riccardo Dieguez. E qui può fare tanti punti. Due? No, questa non la fa più. No, pensa, ha sviluppato ancora. Li fa. 10 punti, parità 39. A testa. Ma qua. Sembrava si fosse incandelata, no, la certo, biglia, vero? Sembrava che tornasse lì, invece... Invece come subire una piccola mutamento di traiettoria. Vediamo. E c'è anche questo. Chi di filotto ferisce, in questo caso. Seconda, qui non c'erano dubbi, era assolutamente indirizzato. Vedete che è ripassato anche nella terza passata, sì. Esattamente sull'asse longitudinale. Giro. La precisione assoluta della ciliegia, prima ciliegia di questa finale. Quando c'è l'abbattimento del solo birillo rosso, significano 10 punti. Si accende sul finale di questo primo set. 49 Dieguez, 47 quarta. Garuffa per Andrea quarta. Come detto, l'argentino è un giocatore assolutamente coriaceo, quadrato, solidissimo. Viene da dire, è inutile sottolineare ovviamente per chi fanno tifo i telecronisti della televisione italiana, eppure ci piace moltissimo Dieguez, un giocatore che non si scompone. Sembra stretta questa. Sì, è un errore clamoroso, non soltanto i due punti di penalità, regala il set probabilmente, perché ci sono anche i 4 punti del birilli e quindi non c'è il pallino, è un calcio di rigore perché... Biglia libera, è incredibile quello che ha chiesto la penalità, chiaramente, sì, è incredibile, è uno sbaglio di valutazione, non è un... 6 punti regalati e biglia libera, qui può finire il primo set, deve fare il filotto. E lo fa. E lo fa. E chiude il primo set con, 63 a 49. Devo dire, sin dall'inizio abbiamo avuto l'impressione di vedere il quarta cannibale, ma poi, devo dire, è rinvenuto invece Dieguez. Andiamo in pubblicità. Siamo alla linea dal padiglione fieristico dell'Expo di Calangianus sull'1-0 per Andrea Quarta, che ha chiuso bene un set che però, insomma, invece il coriacissimo argentino Riccardo Dieguez gli stava contendendo in modo molto interessante. Ci si immaginava un finale all'ultimo tiro, invece Dieguez ha sbagliato una tre sponde. Incredibile, una scivolata poi sullo stretto, uno sbaglio proprio dalla parte sbagliata, ha bevuto 4-2-6, erano in chiusura tutti e due, andavano per 10 e...
così quarta con l'Akito chiuso, partita facilmente. Allora ci auguriamo non ci siano conseguenze psicologiche nella mente del 53 per il gioco. Riccardo Dieghez per il gioco, è ovvio che però... tifando per Andrea quarta ovviamente. Tanto può aprire il gioco con un traversino. La gioca di una passata. Purtroppo il birillo rosso si inclina, non esce dalla sede, non cade e quindi sono solo due punti. E però è inchiodato. Se andiamo poi a stringere l'inquadratura al termine del replay che ci mostra la regia, vedremo che il birillo rosso è del tutto è inclinato. Ma sì, se fosse caduto avrebbe fatto 6 al posto di 2, però avrebbe avuto l'uscita perché a quel punto il birillo non poteva essere riposizionato. Quindi alla fine della fiera viene da dire meglio così che non abbia realizzato. Secondo me sì. Perché rende davvero molto difficile l'uscita. Secondo me sì. È vero che poi perché se cadeva il rosso, come dice Max, non si metteva il vedeva birillo. La biglia dritta. Adesso rischia un altro fallo, ma invece è bravo, è molto bravo, molto molto bravo. Va anche a appoggiarsi il pallino e lo marca. No, mi sembra di no, però forse l'ha fatto. La marca, lo marca, sì, 3 punti. Beh, notevole, Quando ho detto che è un giocatore solidissimo. Per cui tutto sommato forse sarebbe stato meglio fare 6. Diamola così, sì, perché certo. Diciamo che dopo, col seno dopo di poi, tutto diventa straordinariamente semplice. Bravo Andrea, guarda. Però i campioni si vedono. Si vedono. Purtroppo l'ha fatta stretta, per cui non ci sono punti di castello. Marca il pallino da 3, pur vero, ma marcandolo sull'esterno significa che ne devia la corsa dalla parte opposta. Quindi... allora, proprio la traiettoria pulita non ce l'ha, non è che la vede perfetta, se no non si chinerebbe. Secondo me può tirare, vediamo. Ma apparentemente per come la vediamo noi sì, ma il fatto che Dieghez si è incrinato. Vediamo. No, non ce l'aveva di fatto perché l'ha tirato di parabola. Nell'incontro con Marchioretto, ti ricordi, ne era tirata una simile, l'aveva fatta stretta addirittura. Era riuscito a contenerla all'interno. Ah, già. Che lo tiri raddrizzo, sai. Sì. È rimpallo. Purtroppo per Andrea quarta c'è rimpallo. Peccato, perché in terza passata era destinato a finire sul castello. Sì, ha tirato per il pallino, perché il pallino gli avrebbe potuto ingrandire il castello. Prendendo il tiro di seconda e terza, poi c'era anche l'arrivo di pallino, però... un filotto adesso per Dieghez. Sì, deve tirare una passata perché c'è il pallino sul filotto di seconda, per cui tutto sommato 2 punti, ma non è un gran tiro. No, questo, perché vede anche palla. È stretto e quindi non riesce a difendersi l'Argentina. Non ci va lo stesso con un tiro diretto, ma va di sponda a palla. Bravo, molto bello, molto bello. Purtroppo sfiora il castello. Bello sponda e palla di quarta. Sembra intenzionato a tirare un giro. Bravo. Bravo. Notevole. Infatti l'applauso parte in anticipo perché si è vista la precisione del giro di Dieghez, che marca 4 punti e per poco manca un giro e un paio di giri, non sì, porta avrebbe, anche avrebbe la biglia avversaria dietro il pallino. Passaggio di Andrea quarta. Questo passaggio è un tiro solamente difensivo per mettere le due biglie agli angoli opposti lungo la diagonale, cosa che riesce. Sponde biglia di taglio buono, vuol dire taglio a stringere, cercherà di guadagnare quello che è l'angolazione. Guadagna poco, per cui rimpalla. Normalmente si lascia sotto un tiro di fisso. Beh, insomma, adesso qui deve guardare bene perché ha il filotto. Questo c'è. Raddrizzata con gli 8 punti del filotto. Il pallino anche. Scatenarsi applausi.
10 punti. È solo un po' alta per il pallino, ma una bellissima messa. E quindi cerca di prendere il largo. 10 punti preziosi, va a 15 preziosi contro il 9 di Diegues. Una staccata maiuscola, è andato anche quasi a fare il pallino da 4. Vabbè, quarta. Sull'interno la garuffa di Diegues. Non marca punti. E credo che veda la biglia, eh. Sì, ma ne vede poca, non credo che la veda per un, però chi la veda per uno sfaccio, eh? No, lo sfaccio non credo, però no, difatti gioca l'angolo di seconda. Ma era preso questo, bravo Andrea. È bello, è molto bello l'angolo di seconda di quarta. Solo un pizzico, ma le parifica. Ma no, la però li parificate, non c'era da, non poteva fare meglio. No, infatti qui serviva un giro in meno. Sì, ma sai, un giro in più, un giro in meno cambia poco, non, nel senso che lascia sempre un guaio all'avversario, nel senso un tiro da guadagnarsi tutto. Lui tira un pallino da tre e lo tira anche bene, ma adesso angolo. No, no, tira cappello di prete. Ma è vero. Ancora 6 pesantissimi punti con i quali va 25. Blocca perfettamente la propria biglia. È un giocatore eccezionale. Ha un controllo sul tiro forte. A parte, gioca bene di sponda, gioca bene tutto, è bravissimo. Sì, non ha punti deboli. No, non li ha, però il suo, la grande differenza con gli altri giocatori quando è in forma è sul tiro frontale. E ne siamo contenti perché erano 2 anni, questi anni di pandemia non sono stati i migliori della carriera di Andrea Quarto. Sempre tra i migliori, ci mancherebbe, anche perché è una classe immensa. Però guarda, guarda che bel pallino da 4 di passaggio. E sì, e poi adesso quando poi avanti controlla il gioco, non ha più neanche bisogno di tira lo sfaccio, eh. Di seconda batte il birillo esterno, evita per pochissimo rimpallo. Ah, sfiora il pallino, è un bel tiro, perché con la stessa abilità avrebbe potuto fare 14. Sì. No, il tiro perché è bello. Bello, merita sicuramente il replay. Sì. Vedete la biglia battente che sfiora ben 2 volte il pallino. Non è fortunato Diegues in questo caso. Tu sei in linea, tira l'angolo secondo te? No, secondo me sì. Di seconda. Beh, farà il pallino da 3 perché di seconda è larga, fa il 3, sì, e fa il pallino da 3 e va lì anche se la ritocca. Intanto un parziale 32-14 che inizia a diventare pesante. Traversino, è un traversino di una passata, è largo questo, sai? Già. Di poco, ma è largo. Ho come l'impressione che sia lungo, sai? No, non è lungo. Secondo me no. Sì, il birillo esterno. Il birillo esterno. Vedere l'uscita fastidio per tirare di 3 per le 2. O di 2 o di 3. Due o di 3, sì. Che ti piace di più? Ma come dico io. Si imposta su un tiro 3 sponde di calcio, però intercettare la biglia avversaria dopo 2. Da qui 2 a mo' di 3. A mo' di 3. Vediamo. Bello questo. Sì, anche si è perché fermato in tempo. Ma si è fermata in un posto che è difficile da attaccare, doveva tirare la 3 sponde. E qui il tiro è impegnativo, anche perché su una 3 sponde ha perso la partita, ha perso sul colpo la prima partita. Devo allargare subito sull'altezza del primo diamante di sponda lunga. Larga, esce. Bene, esce. No, guarda che ne esce molto bene. Sì, certo,
riesce molto bene. La cosa che mi impressiona e mi piace di Diegues è il fatto che non si scompone. Va di una sponda, Andrea. Guarda, ha tirato di sponda il pallino con l'intenzione di prenderla, sì, di sotto anch'io, per fare il pallino da tre e andare anch'io via. E l'ha presa leggermente grossa. Questo rimpallo rischia di costargli un po'. Infatti abbiamo visto Andrea Quarta dare un rapido sguardo al display per vedere il punteggio. Ha 18 punti di vantaggio. Sai, deve tirare un angolo di misura, perché a questo punto Diegues deve chiudere il gioco, per cui allora e diventa difficile realizzare con una messa, con una forza che porta una messa grossa. Adesso tutti i tiri sono più difficili per Diegues. Allora, di effetto contro, non sponde palla. Questo è per parificare le due biglie su sponda corta. Per parificare, alla forza di fare un girone. Se l'avesse colpita in maniera più scarsa, avrebbe potuto generare un angolo immediato carico da pallino. Un angolo di passaggio, penso che tiri Diegues. No, il giro, ma così però va dentro con la sua. Oh sì, e quanto gli costa? Gli costa 8 punti. Soffia pesantemente. Allora, dopo il fallo del primo set, adesso arriva la bevuta del secondo set. In un momento delicato, perché proietta Quarta un vantaggio di 24 punti. Sì, è un tiro agevole, perché qui Andrea ha un traversino che come può tirarlo di prima con il pallino da 4 o così lo tira. Allora vediamo se arriva anche il pallino da 4, sono 6 più 4, 10, 50, si porta in chiusura il secondo set. E guarda le biglie come terminano, per cui non puoi sbagliare così con Andrea, purtroppo. No. Bravo. Bellissimo, sponde palla, bellissimo, bellissimo. Come ha detto che non si scompone, adesso ha fatto un altro brutto errore prima con quella bevuta. Vedete la replica? Sì, ma ha già resettato. Ha la capacità questo giocatore di riuscire a resettare, cioè a mettere nell'angolo il pensiero del tiro errato. E non è poco. No. Infatti è caratteristica che mi piace tanto. Non so come giocasse 20 anni fa, più di 20, cioè 25 anni fa, quando mi hanno detto che era bravissimo. No, bravissimo, perché vinse in quegli anni 7 titoli argentini. Mi hanno detto che era bravissimo, era uno dei giocatori emergenti. Pallino da 3. Prende proprio in pancia. Per cui rientra. L'ha preso pieno, per cui ci ha rimpallato, avrebbe voluto magari appoggiarsi su mezzo fatto, pallino, lo alzava, riusciva. Doveva solo allargare un pizzico di più la traiettoria della biglia avversaria. Allora, un cappello di prete, ancora, bello, 4 punti, 54. Con che facilità. Beh, la steccata. Sì, la steccata. Sì, da far sembrare facile cose certo, che non lo sono, perché guarda che allargare quel tiro, prendere il posto dell'altra. Insomma, lui ha un controllo della propria biglia che sponde palla. Che è bello, eh. Non come lo sponde palla che abbiamo visto tirare prima di che sta dall'altra parte, ma bello. È un po' tardivo perché ha il doppio dei punti di Diegues. Adesso tira il pallino da 4 di passaggio. Bravo. E se lo fa, la partita adesso deve andare 58. Via da lì. Ma vabbè, la partita, sì, caro Max, era praticamente finita, questo secondo set, voglio sì, dire. Ma questo sì, però non gli dà margine di recupero, ecco, mettiamola così. Non, adesso anche se tira, non so, qualsiasi cosa faccia, rimane vicino lì e beh, allora manca i 4 punti del pallino.
ripeto, ma gli manca due adesso. Ma sì, sì. Siamo al set ball, il secondo. Sì, perché farà anche il pallino. No, non si accontenta. Forse fa strike. 10 punti, 68 a 31. Anche qui con una manifesta superiorità da parte del Cannibale, che mi viene quasi da dargli un secondo nome, Demolition Man, perché no, ma è bello quello che gli hai, gli hai coniato per lui nel 2008, mi sembra, quando non avevi fatto la cronaca del suo primo campionato del mondo. Sì. Beh, sai che adesso l'anno non lo ricordo, ma verosimilmente quello, è quello, e quindi... È il 2008 secondo me, però tu dovresti ricordarlo. No, piace nell'ambiente, però voglio dire, non sì, lo voglio era 2008. Non lo voglio sostituire. Perché nel 2006, però, mi hai detto tu, aveva vinto Agnello due anni sì, prima. Sì, era gli anni di Michelangelo, cioè, Agnello, aveva vinto il mondiale, aveva vinto il campionato italiano dei professionisti proprio contro Andrea Quarta. La sfida iconica di quegli anni lì erano quei due giocatori. Era proprio tra i due pugliesi. Uno di Mola di Bari, Michelangelo, e di Nardò, in provincia di Lecce, quindi due diverse province. Qui ha rimpallato. Si apre all'insegna il terzo set di un piccolo errore da parte di Andrea Quarta. Non lascia tuttavia un tiro comodo, perché al di là della mezzeria, la biglia di Però Dieghez... lo sfaccio può fare almeno 5, ecco. Eh sì, proprio quelli fa 2 più 3. Solo che le biglie, vediamo come terminano. Molto bene per Quarta, direi. Sì, molto bene per Quarta. Sì, però non so se ci arriva adesso. Però, dici? Non può arrivarci. La prolunga ci vuole, dai. Ci arriva un gigante. Sì, anche perché stiamo parlando di 25 centimetri al di là della mezzeria. Beh, ma un giocatore alto può arrivare, insomma. Ma monterebbe anche un giocatore alto per prolunga, per una questione di comodità e di insomma, bisogna essere pigri. È un giocatore elevatissimo come qualità di gioco, ma non ha ovviamente di statura quella di Andrea, quindi qui ci sta assolutamente la prolunga. Allora, passato. Un filo 8, 2 più pallino lo fa, però. Lo fa. Sono 5 punti e pareggio. Dopo l'abbrivo di Dieghez, mi piace molto questa scelta di un allungo semplice senza forzature, perché alla fine col pallino lì ti accontenti, fai 2-3-5 sul largo, se no diversamente puoi anche fare 6-3-9 dalla parte di cui puoi fare insomma bricolla. Cioè effetto buono sulla destra della biglia battente, seconda corte lunga. La forza è buona, sì. Enrico, perché... Sì, una bricola difensiva. Ma d'altronde Quarta non ha assolutamente bisogno di forzare, perché comunque tutte le steccate gli partono con una facilità assoluta, quindi... Sta portando avanti lui il gioco dall'inizio di questa finale. Attenzione. A momenti. Ma paga un traversino dritto adesso. Vediamo però. A momenti. No, ha corso abbastanza. Infatti. E gli è andata molto bene. Sì. Infatti Quarta va a controllare, ma credo che il birillo di testa. Il birillo all'ultimo momento, perché la corsa l'altra ha corso abbastanza, per cui ora... Pensa se alla fine deve tirare al volo, da che sembrava un errore marchiano. Secondo me tira il giro rovesciato, perché quello dovrebbe vederlo, però quello che ha tirato prima. Cioè. No, ma la vede, vedi? Ma non la vede. E qui non credo che la veda. Però si è puntato per un giro a retrocedere. Può essere che veda la quantità a sufficienza per generare un giro e parificare in fondo, di cui qui non... Andiamo di sponda. Ma vediamo, a me sembra un po' così. Tagliando a sinistra della palla. Una delle volte di maggior riflessione di Quarta. Adesso così sembra
che tiri un giro rovesciato, un giro di sponda. Sì, e così. Infatti, giro rovescio. Cioè, bravo, prima la forza è perfetta. Lunga. La forza è perfetta. È bravo. Bello, a momenti marca anche punti. Mi ha scambiato le palle. Lunga riflessione, ma devo dire, realizzazione splendida dei quarti. Sì, lunga riflessione, ma la meritava, perché la posizione era proprio al limite. Ma probabilmente pensava di vederne a sufficienza per tirare un giro a scappare con la sua. Evidentemente, poi sai, lì è molto vicino al birillo. Allora, va questa bricolla, deve entrare al massimo, cercare di portare giù le biglie e trovare magari anche un'interferenza del pallino. Bisogna vedere se l'ha trovata. Ma la pancia del pallino, secondo me, un pizzico di fastidio la dà. A parte il fatto che secondo me deve andare di sponda. E difatti credo stia andando di sponda. Sì. No, la pancia del pallino dava un discreto fastidio. Si tira un gancio. Di effetto contro? Sì, sì. Lo gioca benissimo. Ha quasi quasi a batter rosso. Bellissimo. Di taglio contro perché contiene la sua, che di fatti si è seduta nell'angolo e allarga quell'altra. Guarda, sembra, io neanche se mi alzo le metto a mano, le metto così belle. No, a mano figure. Tu le, no, le metti anche tu a mano. Adesso non esageriamo. No, per dire. Però Andrea, no, vabbè, Andrea, modo di dire, però insomma. Allora il gancio, dov'è? È qui. La vede. È andato un pizzico lungo. È andato lungo, sì. C'ha il giro. Ma c'è, per c'è pochissimo, il giro, c'è il giro, c'è il traversino. Per può. Pochissimo, sì, è vero, anche lo sfascio io di penso traversino. Che tiri il traversino, perché alla fine... Sì, sembra impostato per un traversino. Di seconda... Può andare a quattro anche. Di terza, e gli può fare tanto. Con... Di terza sono 8 punti. È pesante come realizzazione perché va a 17, adesso non frena, si frena la corsa della biglia battente, ma... Tanto è andato più 12, è dato spettacolo. Ha tirato un gran bene. Dieghes replica con deve un tirare 5 un giro, sponde. Sì, perché sul giro al pallino. Cioè il girone, non 5 sponde. Sono, bravo. Vabbè, 8 punti. Però non riesce a fare la stevola. Peccato, al pallino va per un po' poco. No, adesso mi sto sforzando di tifare l'argentino. No, scherzo. No, sono. Lo so che tu hai detto un peccato un po' lunga. Dici meno male che sì, adesso tiriamo dentro, a traversino. Dentro il mio cuore dico meno so male con il calcio di traversino. Noi siamo i però devo essere onesto. La storia di Dieghes, a parte che torno a ripetere, una bellissima storia romantica, mi sta molto simpatico. Ma che a me io trovo un giocatore fortissimo. Sì, però è fortissimo, Andrea, Andrea è il nostro cavallo di battaglia. Beh, è ovvio. Neanche che dire per chi ti fiamo. Ecco. Non c'è. Allora, tiro non comodissimo, secondo me deve di nuovo prendere la prolunga. Ma sta guardando se ce la fa con la sua o deve prendere il mezzo proprio. Vediamo. No, fa prendere prima la prolunga, fa una prova, sì, poi vediamo se si sente a suo agio. La prova l'ha già fatta, pensa di riuscire, se riesce poi a... quando andrà in punteria a trovare un equilibrio tira, se no prende il mezzo, vedi che perché arriva decidi di tirare questa raddrizzata pesantissima. Sono 10 punti e guarda come terminano le due. La ola, tra un po' siamo alla ola, signore. Un carro armato. Sai i carri armati quelli? Sì. Perché Demolition Man non ti piace? Scherzo, non sostituirò mai Cannibale con Demolition Man, però... Insomma, questo ragazzo quando gioca, che è in forma, ci fa vedere delle cose strepitose. Bravo. Sponde palla e questo signore, torno a ripetere, bravo, è un giocatore solidissimo. Trema un birillo e non cade, non è fortunatissimo. Sì, meritava di fare almeno un paio di punti. Almeno un paio di punti, sì, perché è molto bello. E in questo sono sincero, non sto assolutamente scherzando. È un signor giocatore. Pensa se non avesse interrotto l'attività per 20 anni.
che temo che gli faccia ombra sul giro il pallino, perché si è fermato, è andato, vediamo. Tira il pallino o tira niente? No, no, non tira niente. Tira a parificare, sì, le biglie cercando la stevola. Sì, certo. No. Non gli riesce per poco. Vuol dire che sul ha valutato che sul giro, c'è già il pallino a disturbare. Sì. No, si è visto subito, perché sennò Andrea Quarta non è il giocatore, no, non da riflettere tutti, no, quei non secondi. È, no, va, no, tira. No, va, se valuta, certo. Appena le biglie si fermano sa già che cosa tirare. Sono pochissime le volte. Allora, si prende il pallino da 3, Dieges. Buon 3. Soltanto un po' di scomodità con il ponticello, perché la mano d'appoggio deve rialzarsi. Ma tira anche lui il 3? Beh sì. Bravo, Andrea. È un pochino meno scomodo invece Dieges, perché il pallino è scostato rispetto a prima. Eh sì, ma non può più tirare il pallino, no, perché se vanno avanti a pallini 32 a 16 esce prima l'italiano. È carina questa, se vanno avanti a pallini. Vabbè. Se ci arrivasse, però, ma non ci arriva stavolta, è corto. Cioè non puoi comunque con un giocatore che hai doppio dei tuoi punti stare in un quadrato a giocare, devi per forza andare via. Ovvio, ovvio. Qui queste le ha fatte tutte, questa è larga. Allora, questo giro rovescio risulta. Ma però la messa l'ha fatta, forse. Sì, non l'ha vede. Fatta. Non credo l'ha che fatta. Abbia raddrizzo. L'ha fatta, poi ha portato bene la battente, perché non è a colla, però. Però. Sponde palla. Evita il rimpallo, allargando la traiettoria della biglia di Andrea Quarta. Non troverà copertura. Però la vede la palla, credo, di sì, passaggio. Sì. Tira il pallino da 4 adesso. Guarda. Vediamo però. Secondo me tira il passaggio al 4. Se riesce a fare il 4. E difatti lo tira. Risulta solo stretto. Peccato. Peccato quel passaggio stretto sul pallino, se, non lo tocca. Se avesse scarseggiato un attimo, avesse dato un filo di taglio a correre, avrebbe fatto il pallino da 4, avrebbe fatto anche la difesa, vedi che se lo prende di qui. Angolo. Intanto sugli spalti anche tanti giocatori, non soltanto l'Argentina ovviamente, a fare tifo per Dieges. No, spaccio è 4, ma deve stare attento, va dentro con la sua però. Sì. Non ci va, però il rischio. Non ci va, ma perché non ha girando praticamente, vedi come gira? Girando così in qualche maniera è rimasta su. Allora, pallino da 4 più 2 punti, si ferma a 6 con un tiro un po' strano da parte dell'Argentina. Ma sai, adesso bisogna vedere se vede la lunga, può tirare uno striscio. Vedi che sta guardando quello. Eh sì, perché sul raddrizzo c'è il pallino. Sul raddrizzo c'è il pallino e poi passi poco, perché sta guardando anche quello, nel senso. Sotto l'occhio vigile di Luca Lambro, intanto dopo il secondo set si sono alternati i due arbitri, quindi segna punti e adesso Caristi e Luca Lambro invece. Ecco, guarda, vedete il punteggio. Perché con un pallino così vicino lo vuole almeno fare, perché alla fine. Caspita quante riflessioni. Guarda che in un posto difficile. No, ma per molti giocatori è assolutamente normale rifletterci tutto questo sembra tempo. Sembra impostato. Aia. No, cioè, è andata bene, però bene, vedi bene. Che lo vediamo, si è quasi alzato sulle punte, Andrea, guarda, ha fatto un'espressione. È andata bene, oltretutto. No, bene, benissimo, aspetta, benissimo. Aspetta. No, benissimo no, perché... No, la vede per perché il di giro. Fatto la vede per un traversino, la vede. Però... dici il traversino, dire più giro. Comunque gli è andata bene perché quella biglia l'ho vista proprio nel castello, quella di Andrea Quarta. Hai ragione, vedere dal tuo qui tira il giro, non il traversino, però. Giro. Però il giro stretto. Era complicato.
L'ha sbagliato di parecchio, perché questo è proprio stretto stretto, però è lì, però è lì, voglio sì, dire no, questo, no, 10 punti se ne avesse avuti di più. Quarta a scappare con la propria biglia, fa l'angolo, è stretto, quindi ha una parificazione scambiando il lato del corto del biliardo. Forza, però vedi che perfetta, perché vedete proprio medesima direttrice corta, cioè sembra proprio anche qui messa con le mani, messa da te. Esatto, che se vai col centimetro sono alla stessa distanza dalla sponda corta. Allora, paso doble. Questo è chiamato così un tiro che può far sì che le biglie vadano negli angoli. Però non ha ben controllato la propria, sì. Cioè quella di Andrea, controllato solo la sua. Sì. Allora, l'angolo pesante. Stavolta c'è il rosso. Signori, c'è il rosso. 8 punti. 8 punti pesantissimi, va a 40. E incomincia a marcare di nuovo una certa distanza fra sé e l'Argentina. E qui può tirare un giro. Vediamo. È buono, eh? Bello, decisamente bello. Se lo fai giocare in un quadrato ti ammazza, però, secondo me. Perché dopo ne sbaglia uno, poi te ne fa sei, eh. Guarda, vabbè, che intanto fa anche i 4 punti del pallino. Qui se la prende un pelo più grossa gli fa due rossi, sì. gli fa 6 e 4 10. Se lo fai giocare in un quadrato a biglie vicine, attacca la biglia di Dieguez sponda corta. Vede la biglia avversaria. Gioca a passaggio, un passaggio. Per un 4, se lo fa. E se lo fa, se lo fa, poi bisogna vedere. Intanto fa correre molto bene la biglia avversaria, molto bene. Sì, ma io penso che la veda la palla, Andrea. Magari non secondo da, me da, sì. da sfaccio, ma però insomma. Secondo me la vede da sfaccio, sì. Ma non so se lo tira, sai. Però vediamo, dai. Sì. La tira da sfaccio. Stiamo parlando di andare a quarta. Sì, poi tira anche il 4, perché da qua lo può fare. Fa 10 punti, eh? Poi vabbè, c'è il rimpallo. Certo, poteva fare anche il pallino dopo. Però vedi, alla fine se gli dai questi tiri. Grande entusiasmo sugli spalti, intanto. 56 andare a quarta, 30 Dieguez. Ci stiamo avvicinando al 3-0. Sotto lo sguardo del 3 volte vincitore di un titolo mondiale, unico giocatore ad esserci riuscito è Gustavo Torreggiani, che è stato sconfitto agli ottavi proprio da Riccardo Dieguez, ed è seduto, diciamo, nella tribuna VIP. Torreggiani tre sponde sul largo, vediamo, lui va fuori forse, eh? No. Tiene, l'ha giocato bene. Garuffo. No, Dieguez ha risposto bene. Va per 4, eh. Perché dopo te li fa, eh. Per un nulla non è caduto il birillo di testa. 58-30, per un nulla. Lo vedevo perché era un'angolazione, ho detto, se gli prende quello di testa gli fa partita, sì. Di 2-2-4. Ma anche proprio... io pensavo fosse già partita, veramente. Vabbè. Candela. Ultima chance per rimanere nell'incontro. Sono 28 punti di differenza. Però sai, se fa 8 di misura, adesso la presa scarsa, se fa 8 va dietro là e dopo sai, è finita. Adesso la vede, 2 punti. È finito anche il terzo. Vediamo cosa decide di come decide di chiudere. Di decapitare l'avversario, sì. Vediamo. Decapitare le ambizioni. Giro 4, tiro. E si chiude qui, quasi con una ciliegia, 6 punti, 64-30.
Il primo ha chiuso 63-49, il secondo 68-31, 64-30. Stai cominciando ad annichilire anche le ambizioni del nostro. Allora, andiamo in pubblicità e poi vivremo l'emozione del quarto set. Riprendiamo la linea e riprendiamo l'incontro con il quarto set. Un parziale di 3-0 che si sta dimostrando all'altezza delle aspettative per quello che aveva fatto vedere quarta, in quarto di finale con Infortuna, in semifinale con Ciro Davide Rizzo, cioè l'inarrivabile cannibale. Bell'apertura intanto di quarto set. Non è tanto che ha preso le misure l'avversario, è semplicemente che sta giocando in modo inarrivabile per chiunque, qualunque tipo di tiro. Come i parziali lo dicono, vediamo comunque, perché qui mai dire mai, nel senso che le partite sono sempre da giocare e questi campioni, Diego e poi non credo che regali niente a nessuno. No, anche se giocatore. Qualche piccolo segnale ha dato nel primo set, nel primo set ha iniziato a compromettere un pochettino guarda qui, due punti, bella. Se al posto di non prendere biglia, bere 6, avesse preso biglia, allungato, poteva avere un'altra storia il primo incontro e poi di conseguenza anche il resto, perché comunque non mi sembra arrendevole, attento. Questo è un errore, questa garuffa. Devi stare attento, perché sullo stretto trovi il pallino che ti ferma e ti mette zitto. La giocata sull'interno, marcato il pallino, non ci voleva proprio, adesso si lascia sotto questo traversino. Di calcio lo gioca? Sì. Sì. 8 punti. Lo gioca di calcio perché può fare questo disegno e poi trova il pallino a coprire quello che può essere un tiro diretto. Infatti, ha spazio in corridoio, deve arrivarci di sponda Dieges. Va di due sponde. Allora, garuffa. Allunga la biglia di quarta all'angolo opposto. Ma si rende conto anche lui che si trova di fronte a un giocatore straordinario. Sì. Sponde biglia e glielo fa. E guarda come lo fa. Tutti li fa, tutto il filotto. 8 punti. Spaventoso. Sì, qui. E poi non sai più neanche dove mettere le biglie, perché a questo punto vedi te le prende tutte, te le fa tutte, te le può fare tutte, per cui dovunque tu allora gancio. Qui ha provato, guarda che bello. Sì, ha provato un tiro della disperazione, adesso paga il fisso però La rimanenza è decisamente sfavorevole. Sì, gli è già andata bene che ha trovato dei punti e tanti. Deve stare attento che le biglie sono molto vicine, per cui non è comodo. No, deve valutarlo bene. Bravo. Lo gioca benissimo, bravo, il fisso, bravo, bravo. 8 punti. Sì, poi la stevola forse gliela fa. Sei posizionato bene tu, Max, per vederla, c'è? Non lo so, mi devo alzare. Sì, comunque micidiale, assolutamente micidiale. C'è un vantaggio di 15 punti. Apparentemente la vede di sfaccio, perché è puntato per tirare lo sfaccio. E due punti, sì, attenzione, perché se prende il pallino... No.
è andata bene. Sì, perché prende il pallino, poi in deviazione. Devia la corsa, sì, dalla parte opposta e non avrebbe trovato sì. copertura. Sì, no, ora in linea di massima trova una copertura, però andrà di due sponde. Due sponde per Andrea quarta, vediamo. No, intercetta di una. Teatro sponde Vigna, non ha tirato di due. Adesso tanto sulla bricola dà fastidio il pallino. E difatti velocizza il tiro per prenderlo e mandarlo dentro, però... No. Non lavora per lui. No, non lavora per lui, si presenta anche dritto qui, eh. Qui... Filotto. Non deve aver fretta. No. Deve prendere la prolunga, non deve avere fretta, perché questo è un tiro molto importante. Ma molto, eh. Vedi, solo due punti. Questo è... Vabbè, succede, dai, succede. No, no, ogni tanto. Succede, è un tiro importante. È un tiro, no, è un tiro molto importante. È un tiro che rompe la partita. È 3-0. Qui se gli avesse fatto 10, certo, era 36. E rompe tutto. Ma tanto Dieguez mi sembra ormai come il topolino che è praticamente spacciato, non vorrei dire. Sì. È il gatto, ovviamente. Sì, ma anche il cannibale. Sì, perché questo è un, ripeto, quando prende le questi periodi. Guarda, adesso poi è fortunato. No, ma fa parte, sì, ma fa parte del contesto. Quando uno gioca troppo bene, poi magari la sfumatura ce l'ha anche a favore, perché. Perché alla fine marca pure due punti, trova perfetta copertura. Garuffa di Dieguez. Ah, scarsa. A momenti arriva l'errore. Cosa deve fare? Non vorrei dire il povero topolino. È vero che non ha il physique du role per fare il topolino Dieguez, però ormai purtroppo è un po' veramente come il topo in trappola nelle fauci del gatto. Guarda che faccia che ha Andrea. Mi fa paura quarta quando è così. Giro pallino da tre fa, però sì, è stretto il giro, ma fa il tre, ma fa il pallino e poi basta, fa solo il tre, ma lo fa. Adesso non deve pensare Andrea, deve giocare senza pensare, che ogni tiro lo sta portando verso. Ma si è dato un rapido sguardo al tabellone, ormai gli mancano 27 punti al suo secondo titolo mondiale. Sponde palla. Vedi, deve resettare anche lui, sta tranquillo, bere un bicchiere d'acqua, respirare. Non c'è papà e mamma, in genere la mamma di Andrea gli porgeva una caramella. Sì, non possiamo porgergliela noi perché sennò verremmo fustigati da tutti i tifosi argentini. Te la vedi poi tu? No, però... Tra parentesi non ce l'ho neanche la caramella, forse non tu ce l'hai. Sì, no, neanche non tu. Neanche io. È grave. Passaggio per un pallino da tre. Sì, solo che allarga la traiettoria. Sì. Ma nulla di grave, intanto amici telespettatori, perché comunque si difende. Gancio. Ammiro la compostezza di Riccardo Dieguez. Bravo. Gancio. Bravo. Lo gioca ancora bene. Forse sembra sempre che sia il primo set. Sai, forse è un po' lungo. Adesso bisogna vedere se riesce. La garuffa? Non lo so se ci entra di garuffa o tira di sponde biglia. Tira di sponde biglia. Sponde palla però. Che strano. Perché se non ci stava la garuffa. E qui paga perché qui è sbagliato. Uno dei pochi errori di quarta. Ma perché ha tirato per entrare, per andare a fare il pallino da tre, no? E è entrato troppo.
Ma allora, traversina. Lo giocherà di misura, eh? Una passata. Non riesce a fare la fila trasversale. No, ma è difficile, cioè in questo momento è tutto difficile. È tutto difficile, non marca due soli punti, non si difende. Ho capito cosa devi fare. No, tu fai conto che adesso può fare 14. Purtroppo tira, ormai recita il ruolo del topolino. Se gli fa anche il pallino da 4, è un credo. Non glielo fa, gli fa 10 e siamo a un passo sempre più vicini al secondo titolo iridato. Però vedo stranamente quarta un po' teso, si rende conto? 2008 sono passati 14 anni da quel titolo mondiale, quindi ci tiene terribilmente, comprensibilmente. Giro ancora. Bravo. Molto ben giocato, perché sono 8 punti dall'indomito Riccardo Diéguez. Vediamo. Allora, filotto di prima, no, stretto. Ti ho traversino, filotto traversino di sì, prima. Sì, ma mi fa specie. Ancora un errore. Ho detto, vedo un Andrea. Ha vinto, diciamocelo, ha vinto. Però stranamente teso. Beh, ma sai. Lo so, aspettare 14 anni di rivincere il titolo del campione del mondo. Vabbè, intanto 6 punti. Ben tirati. Non molla mai. Questo ci piace. La vede Enrico? Se la vede, bella domanda. Secondo me sì. Se la vede per l'angolo? Sì. Per l'angolo. Per l'angolo, se lo prende, che ingaruffa, va anche a pallino da 3. C'è stato una sorta di blackout del tabellone e adesso mettono fuori. Ah, sì, come ci fosse stato uno sbalzo di corrente. Sì, uno sbalzo di corrente, 32 a 43. Insomma, comunque lì, attaccato. Ora deve farglielo questo angolo. Se lo prende in garuffa va anche a 3, può fare 11. Vediamo. 2. Ha rischiato di bere. Si è un po' irrigidito Andrea. Sì. 45, quarta, 32, Diéguez. Si tratta adesso di controllare la respirazione, perché abbiamo visto un Andrea quarta un po' contratto. Sponde palla. Allarga la traiettoria, non trova il castello, ma molto ben giocato da parte di Diéguez. Allora, gioca di effetto questo gancio. E gioca un gancio di parabola. Beh, pallino lo copre dal giro, ma non dal girone di 5 sponde. Poi bisogna vedere se ha coraggio di tirarlo dove riesce ad andare con la sua. Tira a bricolla. 2 sponde. Effetto buono, corta lunga. Entra troppo. Sì. Ma la forza è buona però. Sì. Sì, 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 copre. Costringe quarta ad andare al volo. Va di 2 al volo. Bravo Andrea. Bravo, sì. Non si difende, ma per poco. Ma per poco. Diéguez. Giro. È buono. Pallino da 3 lo fa, insomma. Tiro. Però ci stiamo avvicinando all'epilogo. Qui tira 7 sponde probabilmente. Perché all'arrivo del pallino o il giro, vediamo un pochettino.
Eh sì. Purtroppo per quarta su sette sponde trova il rimpallo. Quindi adesso si riapre per Diegues con questo raddrizzo la possibilità di rimettersi in partita. Vedi, va a guardare come può anche eventualmente arrivare a pallino. No, tirerà davanti, eh. Allora, una raddrizzata di seconda marca due punti, però poi c'è il rimpallo anche per l'argentino. Ecco, ora Andrea deve respirare bene e fargli qualche cosa, perché adesso è il momento di... Sì, era un po' in carenza, quarta. Capito, qui è difficile, però sull'angolo c'è anche il pallino, Sì, infatti. Qui. Non lo sfaccio. No, lo sfaccio. 8 punti. 10 punti, 55. Ha sfogato una sorta di... il tiro della liberazione. Era davvero contratto, ha giocato i primi tre set in suplesse Andrea Quarta. Poi mi aspettavo un angolo di terza. Anche io mi aspettavo l'angolo. Non un tiro così... micidiale. E qui... E qui se non si salva... C'ha 18 punti. Sì, se non si salva... Qui è difficile salvarsi, perché... E qui adesso vediamo. No, non lo so, vediamo perché se si ferma lì magari si accontenta di tirare un pallino. Questo è vero. Un pallino da tre e mette tutte le biglie a sponda lunga. Di un pallino. Può accontentarsi anche di un pallino. Certo. Vediamo. Con questo vediamo. Margine di vantaggio. Tira un pallino, lo fa, va giù con la sua e alla fine... Magari trovava pure la stevola, non c'è, però... Va bene, ma... Sì, 58-37. Secondo me è una scelta intelligente. Ma certo, assolutamente condivisibile. Non deve forzare niente adesso. Adesso... Allora, l'angolo di Diegues... Adesso chiude. Signori, siamo al titolo, momento dell'assegnazione del titolo. Andato, questo è il tiro che vale secondo mondiale, sì, di Andrea. È andato vicino a sponda, però secondo me tira il pallino da tre. Ma sì, pallino. Vediamo. Pallina. O lo sfaccio. Un bel respirone. Vediamo. Profondo, si sale a cavalcioni della sponda, il momento della gloria, sì, per Andrea Quarta. E noi ci concentriamo con lui e tratteniamo il fiato per questo tiro che vale il titolo mondiale. Se vediamo. Forse non lo fa. Però avrebbe dovuto prendere prima la lunga, allora lo faceva di due sponde. Appuntamento rimandato. Ma sì, ma è... Tanto oramai, quando l'avversario è a due punti dalla gloria, puoi anche essere Mandrake, ma qui... Tira lo striscio per cercare di mandarlo dietro quel pallino, Ci va, lui tocca la sponda lunga, giusto? E ci va dietro il pallino, probabilmente. No, è corto. Allora, secondo match ball. Qui stanno tutti. Allora, ritratteniamo tutti quanti il respiro. Un bel sospirone lungo, incameriamo ossigeno e adesso ci avviciniamo ad Andrea Quarta come se fossimo vicino a lui e la sua stecca. Gli manca un birillo. E ci sono i due punti, il gesto liberatorio di Andrea Quarta. Si spengono le luci, ma forse no perché c'è un blackout, ma perché si prepara la festa per il campione. E difatti eccolo qua, un Andrea Quarta incontenibile, fuori di sé dalla gioia per questo titolo, per questo cappotto. 4-0 anche in finale contro Ricardo Diegues. Andrea Quarta scandisce il pubblico e tutta quanta la tribuna si alza in piedi per applaudire il campione e fotografarlo. Daniele Montereale, un grande campione, che va a complimentarsi per primo con Andrea Quarta, ed è il momento degli abbracci. Anche un Paolo Infortuna, che è stato sconfitto ai quarti di finale proprio da Andrea. Sportivissimo.
Dov'è la bimba? Dov'è la compagna, la moglie di Andrea Quarta? Abbraccio a Carlos Gorina, eccolo qua Gustavo Torreggiani. Due titoli per Andrea Quarta, tre titoli per Gustavo Torreggiani, cinque campionati del mondo vinti da questi due grandissimi giocatori. Poi anche l'organizzatore di questo bel appuntamento mondiale, Paolo Scaramuzzo, al quale voglio fare i complimenti perché sia la location che l'organizzazione è davvero molto buona. Impeccabile, niente da dire, è stato un mondiale molto bello. Davvero molto bello, ah, eccolo qua, dicevamo, dov'è Arianna, dov'è la bimba e la compagna di Andrea? E sono qui, la va a prendere in braccio, per la bimba di 3 anni e mezzo. Che tiene la stecca in mano, tra parentesi. E allora noi andiamo ad avvicinarci, ti lascio vai, da vai. Solo, ma credo che non avrei paura a rimanere da solo, no. Caro il mio Max. No. Beh, è stanco, ma sì, è stanco, ha fatto comunque una gara eccezionale. Dopo una partita difficile che ha avuto con Balotta, poi praticamente ha fatto 4-0 a tutti. E non si può che fare i complimenti. Ora Enrico sta per andare a fare l'intervista. E insomma, è stato un mondiale divertente. Tutto che vedo che si è allontanato e spero mi vadano anche a recuperare, comprendo insomma la delusione, il fatto che se ne sia andato subito, anche perché capiamo è la seconda volta è la seconda difficile. Volta che arriva un soffio a vincere il titolo mondiale Riccardo Dieguez è difficile. Ecco, lo stanno riportando. Allora facciamo così, lasciamo festeggiare ancora un po' Andrea da tutti i tifosi, da tutto il pubblico, ricevere l'abbraccio, i selfie e vogliamo comunque scambiare due parole con questo grande giocatore che è Riccardo Dieguez. Allora, proviamo a parlare in italiano, io parlerò lento. Il mio italiano è un po' brutto, va? Beh, il mio spagnolo sarebbe molto peggio, quindi proviamoci in italiano. Posso capire il dispiacere, a distanza di quasi 30 anni, arrivare alla finale di un mondiale e anche questa volta è un giocatore italiano. Quali sono le emozioni di Dieguez, le sensazioni? Per questo appuntamento. Allora sono male perché è mancato una vola, è sbagliato una vola che era più facile in levantata, ascendendo in la prima partita e è quedato bloccato e non ho potuto mai, no, il gioco non era con me. Non era possibile, stai dicendo Riccardo Dieguez di quel fallo, l'errore commesso nel primo set, poi sarebbe arrivata anche la bevuta nel set successivo. Contento per essere ritornato ad altissimi livelli dopo 20 anni senza giocare dal 1997 al 2017? Sì, molto contento, troppo, perché questo è un sogno per me. E non lo aspettavo mai. E quando io è ritornato a giocare, mai ho pensato che venia a giocare in questo livello, perché era quasi impossibile. Adesso troppo, troppo felice. Pensiamo, come vi ho detto, raccontando che questo giocatore per 20 anni è stato fermo. E 20 anni il gioco è andato avanti, sono andati tanti campioni, poi abbiamo detto purtroppo anche il peso, questi tanti chili in più fanno, si fa fatica a giocare. Sì, ieri ha sido una giornata troppo pesante per me, la 3 partita 4-3 e
arrivato alla notte troppo stanco e fucilato in argentino, morto. Fucilato, morto, sì, rende bene l'idea di un uomo che non ha più energie. Eppure io ho detto che Ricardo Dieguez è un giocatore solidissimo, una roccia, sino all'ultimo ha conteso. Ci sono stati degli errori, è vero, contro Andrea Quai. No, io sono contento con il livello. Il mio gioco è questo. In questa partita non c'è. Vogliamo ringraziare un giocatore che non c'è più, il gran Nenè, Nestor Gomez. Grazie a Nenè se Riccardo Dieguez è di nuovo. Sì. Io porto il lutto per le tre moschettero che sono morto in Argentina in poco tempo fa. Nene Gomez, Miguel Ángel Borelli e Pablo Lo Giudice. Per me le tre più grosso dell'Argentina, della storia. E bueno, questo è un piccolo omaggio per lei. Grazie Riccardo, davvero un grande giocatore e una bellissima persona, una bella storia da raccontare. Bueno, grazie a te e la prossima. Vinco io. Mi piace, ci piace questo giocatore che ha 58 anni, dice ancora che ci sarà la prossima volta e continuerà. Grazie ancora. Lasciamo adesso, tra breve ci sarà la premiazione, però due parole le vogliamo fare con Andrea Quarta. Adesso non sarà facilissimo arrivare perché Andrea continua a fare selfie e vediamo, lo vado a recuperare. Mi avvicino. Andrea, scusate se ve lo porto via, ma è il momento dell'intervista. Che forse ad Andrea è la cosa che piace di meno, può darsi. Diciamoci la verità, non sei un gran chiacchierone con gli amici, poi forse quando arriva il momento di parlare con me, questo è il momento meno piacevole. Ma perché Enrico mi prendi sempre in un momento di troppa tensione, sia quando si vince che quando si perde, sai? Mi prendi in quegli attimi, il cervello purtroppo non è che è subito collegato alle tue frasi. Ogni tanto magari dico anche qualche cazzata, tra virgolette. Perché... Eccola. Lo perdoniamo. Lo dico perché purtroppo nella felicità, cosa vi devo dire? Io chiedo scusa a tutti quelli che hanno ascoltato, cosa devo dire? No, diciamo sempre che tu sei... Sempre no, però tu sei un poeta con la stecca. Capisco la fatica, anche perché dopo tre set in cui hai giocato con souplesse, cioè in scioltezza, come avevi asfaltato Infortuna, come avevi asfaltato il campione del mondo del 2019 Ciro Davide Rizzo, tre set lisci, poi al quarto ho incominciato a vedere un po' di tensione. Io ho visto che avevi difficoltà di respirazione nella parte finale del set. Guarda Enrico, come al mio solito io devo dire la verità. Io ho vinto i primi tre incontri, ma avevo una tensione addosso, cioè, non posso descriverla, forse all'inizio l'ho mascherata, non lo so, però io mi sentivo troppo teso. Lui ha sbagliato quella tre sponde di calcio al momento che io sto soffrendo, sai, e mi ha dato respiro alla prima partita. E io Enrico, vedi, come dico una cosa devo dire l'altra. Allora, nel 2008 a Sarteano eri un ragazzino, eri proprio giovane, e adesso sei un uomo, hai una splendida bambina, l'abbiamo visto, Arianna. Com'è 14 anni dopo rivincere la stessa cosa, cioè il titolo mondiale, che è la cosa più bella alla quale possa ambire un giocatore di stecca, ma che cosa c'è di diverso rispetto ad allora? Ma Enrico, io ti dico la verità, vincere il primo è una cosa di... che chi l'ha vinto capisce l'emozione perché è il primo, ma riconfermarsi per la seconda volta e dopo sei lì sul campo e che non lo vuoi perdere perché ne vuoi vincere due, quindi l'emozione è parallelamente diversa, cioè viaggi in parallele, solo che sono diverse le emozioni. Per me, io l'ho sentita tantissimo questa qui, perché tutti, cioè parecchi italiani sicuramente hanno tifato per rivincerlo,
perché tutti mi dicevano ti manca un altro mondiale, però ho saputo aspettare e oggi avevo la mia stellina. Sei ancora giovane perché sei stato abbracciato da un giocatore che di titoli mondiali, Gustavo Torreggiani, ne ha 23 e ne ha decisamente di più di anni, perché ha 60 anni Gustavo, quindi hai tanto tempo per rivincere un terzo titolo e arrivare. Ti chiedo soltanto, poi c'è la premiazione nel caso di lasciare al momento della premiazione, ti chiedo soltanto, fu più bello nel 2008 o è più bello nel 2022? Ma 2008, perché ripeto, è il primo. Devo dire la verità, il primo è come si dice, il primo amore non si dimentica mai, no? È lo stesso col mondiale. Enrico, voglio fare un saluto al mio presidente primo in primis, Marco Giordano, tutta la sala Red Italia, la sala di Giovanni Rucco dove io mi ci alleno, un forte abbraccio a Giovanni Metrangolo, Carmine Ianne e soprattutto mio fratello, che mi hanno dato la possibilità di potermi allenare 20 giorni duramente con loro. Vi mando un bacio. E i genitori, vorrei dire io, perché è la prima volta che non sono qui. Mio padre, come ti ho detto ieri, purtroppo ci sono gli artigiani a casa e ha dovuto seguire, però lo sanno e io lo so che loro sono nel mio cuore. Soprattutto saranno davanti al televisore. Adesso hanno visto vincere il mondiale, il tuo secondo mondiale con l'argentino. Però ti lasciamo al momento bello della premiazione, è il caso che davvero ci salutano. Complimenti. Grazie ancora. Allora, sgombriamo il campo e lasciamo spazio alla parte cerimoniale, giustamente. Forse abbiamo ancora qualche minuto per riprenderla. Sì, ce l'abbiamo. E quindi adesso mi vengo a riaccomodare, mi sposto io, mi levo dal centro della scena. Sì, questi sono i momenti, questa è la chiusura di Andrea Quarta nel momento che vince il mondiale e come si vede tutta la festa che è partita. Beh, allora, intanto c'è da dire festa perché... Una festa perché ha vinto un italiano, ha vinto una festa un italiano, perché un italiano. È una festa, ora... Io vi voglio fare, vi vorrei annoiare. Adesso però, dovrebbero montare il podio. Sì, stanno montando. Se si riuscisse a... Voglio soltanto farvi una breve cronistoria del palmarès del mondiale, che nasceva nel 1965 a Santa Fe. Santa Fe, quell'edizione, prima edizione mondiale, vinse Manuel Gomez, Manuel Gomez contro Berrondo. Berrondo è quello che fu definito la Bibbia del biliardo. Bibbia del biliardo che avrebbe vinto la seconda edizione del 68. La terza edizione a campione d'Italia la vinse Domenico Canfora, la quarta a Belleville, in Francia Riccardo Fantasia. Nel 79 andiamo a Pesaro, vincitore fu Attilio Sessa contro quello che allora era un giovane Nené Gomez. E il momento di Nené Gomez, il gran Nené che abbiamo ricordato perché Riccardo Diéguez diciamo, era intimo amico ed è quello che l'ha convinto a ritornare, avrebbe vinto poi la sesta e la settima edizione, quella di Necocea e quella di Loano, quindi Italia. L'ottava edizione a Marco Juarez vinse Miguel Angel Borrelli. Poi ci sarebbe stata la volta di Giampiero Rosanna, il primo dei due titoli mondiali del fortissimo giocatore lombardo a Spoleto, la sua prima edizione. Milano poi nel 1987 vincerà Carlo Cifalà in finale contro Nené Gomez, che quindi aveva vinto due titoli mondiali e aveva disputato in tutto quattro finali mondiali. E sarebbe arrivato poi a Chiasso nell'undicesima edizione, quella del 1989, la prima volta di Gustavo Enrique Torreggiani, il giocatore che abbiamo visto abbracciare per tra i primi Andrea Quarta, e quindi quando abbiamo detto cinque titoli del mondo che si abbracciano. A Brescia Gustavo Torreggiani avrebbe fatto l'edizione successiva, il bis, in finale contro Carlo Cifalà. E poi sarebbe arrivato ad Arezzo nel 1992 il bis di Giampiero Rosanna in finale contro Riccardo Belluta, finale tutta italiana.
Cavazzana, l'abbiamo detto, Bob Olivar, 14esima edizione Diegues. Del 93, contro il Ricardo Diegues che abbiamo visto la prima delle due finali dell'Argentino. Zito, poi sarebbe incominciata l'epopea, l'epopea di Gustavo Zito, sì. Era il 1995 a Fiuggi in finale contro Giorgio Colombo. La vittoria di Davide Martinelli, il gran giocatore toscano, nel 1998 a Ferrara contro Fabrizio Borroni in finale. La seconda volta di Gustavo Zito contro Marco Sala a Necocea nel 1999, 17esima edizione. Poi nel 2003 a Legnano, in Lombardia, avrebbe vinto Maggio Crocifisso, una finale tutta italiana contro Gerardo Mascolo. Poi, a proposito di epopea di pugliesi, prima era arrivato Maggio nel 2003 e poi ci sarebbe stata la finale tra gli altri due grandi giocatori pugliesi, Michelangelo Agnello, che vince il mondiale di Siviglia, contro l'allora giovane Andrea Quarta. E poi Andrea Quarta invece, come vi dicevo prima, come vi ho ricordato nel corso della nostra telecronaca, avrebbe vinto l'edizione del 2008 che si svolse a Sarteano in Toscana contro Daniel Lopez. Daniel Lopez, grande giocatore, farà due finali consecutive mondiali, ma perderà anche la seconda, non solo quella del 2008 con Andrea Quarta, ma anche quella del 2009 a Villa Maria con Gustavo Torreggiani. Gustavo Enrique Torreggiani è l'unico giocatore ad aver vinto tre titoli mondiali. Ed è qui, eh? Ed è qui, come dicevo, abbracciato prima Andrea Quarta. Poi Matteo Gualemi, la gran sorpresa, l'allora giovanissimo, il ragazzino. Nel 2015 a Milano vincerà la finale contro Sandro Giachetti. Andiamo a Necocea nel 2017, quella in cui sarà Nenè Gomez a convincere Riccardo Diegues a ritornare a giocare. Vincerà Leandro Martinotti con Michelangelo Agnello in finale. E poi la finale del 2019 a Pistoia con Ciro Davide Rizzo, Macina, soprannominato, contro Santi Caratozzolo, anche qui finale tutta italiana. E qui si sono affrontati di nuovo i due mondi, cioè, parliamoci chiaro, le due nazioni che primeggiano a livello internazionale per quanto riguarda i cinque birilli sono l'Italia e l'Argentina. Tant'è che appunto viene deciso così dal 2015 e nel 2015 di fare due selezioni. Una avviene nel posto dove è stata fatta il campionato del mondo, qui si è incominciato dal 10 sino al 18 di settembre, e poi l'altra selezione argentina. Verranno fuori 8 da una parte, 8 dall'altra, e 48 giocatori invece che sono nominati da 16 nazioni a 20 diritto a partecipare. E quindi 64 che sono state le ultime due giornate di competizione. Sì. Adesso è il momento della premiazione. Vengono chiamati sul gradino più alto del podio due giocatori. Uno è la Ciro Davide Rizzo. Adesso non so quale dei due verrà. Eccolo qua. Ciro Davide Rizzo, il vincitore del Mondiale del 2019. Insomma, ha difeso fino quasi alla fine il suo titolo, sì. È dovuto arrendersi a un quarta devastante. E sì, ricordiamo, si arrende in semifinale proprio con il vincitore di quest'anno, 4-0. La bella favola che abbiamo vissuto, l'abbiamo vista in semifinale con Riccardo Diegues, davvero una bellissima favola, perché è un giocatore master di oltre 50 anni, partecipa al suo primo mondiale, Severino Marchioretto. Marchioretto è davvero una bella storia, vincerà 15 incontri, perde il 16esimo. Tra parentesi, i suoi estimatori avrebbero calcolato che se avesse vinto contro Riccardo Diegues avrebbe vinto il suo 100° incontro. Non è andata così tra gare regionali, provinciali e nazionali. Vediamo bene, perché Severino Marchioretto non ha un palmarès importante, ma adesso può fregiarsi della medaglia di bronzo a un campionato del mondo. Che non è poco. E non è assolutamente poco. Ciro Davide Rizzo lo vediamo sorridente, perché comunque si riconferma 3 anni di distanza ai vertici del mondiale, nell'anno di molto difficile per lui, perché è stato retrocesso dalla categoria professionisti. La medaglia d'argento di Riccardo Diegues, veramente un esemplare quest'uomo.
un giocatore di grande esperienza, umanamente l'avete sentito molto molto simpatico nel riconoscere i propri errori di questa finale, premiato da Gustavo Torreggiani che ha battuto agli ottavi di finale. È evidente la stima e l'amicizia tra questi giocatori. E Dieguez ci ha fatto vivere belle emozioni, bellissimi incontri, l'abbiamo visto contro quello, purtroppo ha vinto contro l'azzurro Severino Marco Ioretto, ma comunque giocatore di solidità fuori dal comune. Si sarebbe inchinato anche un marziano, parliamoci chiaro, se non fosse stato che aveva di fronte quello che abbiamo detto, il più forte giocatore degli ultimi 15 anni. Viene chiamato, questo è il presidente dell'Unione Internazionale che chiama il vincitore dell'edizione 2022. Andrea Quarta, fuori di sé dalla gioia, lui ci ha confessato che era tesissimo anche nei primi set, tre set, non l'ha fatta trasparire, l'abbiamo visto nel corso del quarto set, invece l'ho visto davvero teso man mano che si avvicinava alla fine. Lui sapeva che l'avrebbe vinto perché Riccardo Dieguez non aveva le energie, non aveva... Bene, siamo arrivati alla fine di questo nostro racconto. La stagione si chiude, tra breve si riaprirà con la prima tappa della Phoebus Challenge ad Arco di Trento, come di consueto negli ultimi anni abbiamo chiuso in bellezza, e quindi un racconto bello di queste due giorni si è chiuso nel migliore dei modi. Ringrazio tutta la squadra coordinata dalla regia di la nostra regista Gloria Ganassin, a Max, grazie, il nostro Max Massimo Guggiola, che col quale ci ritroveremo tra poco per raccontare il primo appuntamento della tappa. Ecco qua il momento dell'assegnazione del trofeo del vincitore del mondiale numero 25. Allora, da Calangianus è stato davvero un piacere raccontarvi questi due giorni di gara, finita nel migliore dei modi, ha vinto il più forte di tutti, e quindi grazie di averci seguito. Due parole, sì, grazie. Buonasera a tutti.